Bella ragazzoli, qualunque ed eccoci col quarto episodio di Pokémon Scarlatto. Ci eravamo fermati qua, nell'aula dell'Accademia, e dovevamo esplorare un po' le altre stanze e conoscere le altre persone. Vediamo. Dove vogliamo andare? C'è la sala professori e la mensa scolastica. Io direi che andiamo alla mensa. Voglio vedere prima la mensa. Poi andiamo da Nemi in sala professori. Non ho ancora iniziato a mangiare, ne voglio ancora. E beh, si chiama fame. Lui non ci dice niente. Ah, no, lui è il professore, sì. No, è il figlio del professore. O della professoressa. Quello che avevamo incontrato due episodi fa. Sì. Mi sono ricordato, hai visto? Non mi sfugge niente. La memoria di un elefante, io. A scuola parlano tutti di me. Non è nessuno io a dicevarci una vita apposta per conoscere te, la nostra nuova celebrità. Vabbè, grazie. Chiede Uccia? Sì, però dimmelo. Ok, mi piace cucinare. Spezzi nascoste e posso mettere dubbi in forza, però anche le mangiano. Ok. Ok, dobbiamo trovare delle spezie che si trovano in tutta la regione di Paldea, insomma. È una side quest secondaria, ok, molto carina come cosa. Ah, sono difese dai Pokémon dominanti, tra l'altro, queste spezie. Carino, pure le illustrazioni. Ok. Molto bello. Molto bella come cosa. Si è visto, abbiamo un po' rotto il culo l'altra volta. Ah, non gli va di andare a chiedere a Nemi. Va bene. Prima o poi le troveremo, forse, nel viaggio. Ah, ok, me lo dà sulla mappa i posti dove si potrebbero trovare automaticamente. Bella cover, comunque. Mi piaceva molto quel Pokémon su Y. Carino. Molto carino. Questa cosa delle zone evidenziate sulla mappa è molto carina. Poi un'altra volta. Ok, ok. Un sacchetto di polpostella. Ok, appena posso me lo vendo. Prezzo basso nei negozi, poi più avanti magari. Ciao! Ok. Mi stanno a chiamare. Qualcuno mi chiama. Carino, Rotom Viola. Unk? Managherato. Non significa proprio quello. Cassiopea. Oh santo piripillo. Conosci il Team Star? Sì, ne abbiamo visto prima. Ok. Non perdere di stelle. Operazione Stardust. Stardust Crusaders. Giorgio. Per portare a termine bisogna delle ali. Sì? Tanto pure se ti dico di no. Ma è comunque che era il telefono. È un po' un ricatto. Quindi. Ok. Giovane Unk. Proprio io. Farò più attenzione. Mi scusi, signor preside. Ok. Guarda se non è lui, Cassiopea. È lui, Cassiopea. Cioè, ha sentito... O ha sentito tutto, oppure... È perché lui l'ha detto prima. Lo scopriremo. Ah, ci ha cacciato via dalla mensa proprio. Ok, io volevo vedere che altro c'era, ma niente. Queste cosa sono? Le aule per le lezioni? Ah no, questi sono per fare gli spostamenti rapidi per la scuola. Ok, sala Nemi. Sala professori, sala mensa siamo stati prima, sbagliato. Pardon. La tipa barra tipo ha dei capelli lunghissimi, penso tipo comunque, le scarpe sono maschili.
No, invece è una tipa con le scarpe maschili. Ok, figo. Molto carina. Sarà una capo palestra. Credo. Ce l'ha l'outfit da capo palestra, secondo me. Chissà. Chissà. Che tipa tosta. Ma famo subito in gelosia. No, niente. È una super campionessa, addirittura. Non è la capo palestra, di più. È quella che va battuta alla Lega, probabilmente. Ok. Sì. Ok, anche rango di campione, certo. Ok. Esame dei campioni, il test speciale, ok. Non lo dico per vantarmi, no, no. Ok, c'è un'attività extracurricolare. Ah, la volevo fare insieme a me addirittura. Sarebbe figo un Pokémon dove si viaggia in due. Letteralmente, però. Ok, queste sono tutte le palestre, insomma. Ok, sono 8, giustamente. Tipo normale, acqua, coleottero, psico, spettro, ghiaccio, elettro e tipo erba. Ok. Cammino dei campioni. Certo che ci penso. Ma c'è un ordine in cui affrontarle, perché vedo che questo gioco è molto più open world degli altri. Stanno suonando. Chi è che suona? Oh, Riolu, che carino, mica l'ho visto. Ah, dobbiamo... ci hanno chiamato in presidenza, raga. Ma sono uccelli nostri. Don dan don din. Mi regali quel Riolu? La ringrazio per essere venuto, si trova bene qui all'Accademia Arancia? Sì, tutti molto simpatici. E gran figa la campionessa, soprattutto. Speriamo venga più spesso in Accademia. Come non l'abbia parlato prima in mensa, invece di chiamarla come sei presto detto. Ah, sei tu Cassiopea? Ah no, la cara collega sarà Cassiopea allora. Ah, e qua stiamo avanti, technology. Con sti televisori del 15-18. Palesemente televisori del 2012. Più o meno. E lo a te, signora punti interrogativi. Olim, ok. L'area zero, ovvero nelle profondità della laggine di Paldea. Ok. Ok. Numero di matricola 805C393. Sì. Ok, è terrificante che sappiano così tanto, però va bene. Cosa posso fare? È così, spawna. Wow! Il T. Ah, si conoscono, ok. Certo. Poi in mezzo trailer l'ho visto, si può anche cavalcare lui, quindi servirà a spostarsi più in fretta. Certo, già frame lag a piedi il gioco, ho paura a spostarmi su di lui, però. Posso una forma cavalcatura, ecco, infatti, ho mi sono spoilerato una cosa da solo adesso.
Ok. Arrivederla. Grarra. L'area zero quindi è il cratere. Che Olim ci sia riuscito a far cosa? Non si sa. Scopriamolo. Allora, in ogni caso, signora professoressa, abbia segno un carico alquanto importante, fattuale. Ok. Perfetto. Abbiamo finito quindi qui, abbiamo esplorato tutto. Nemi. Fattuale, è quello che ho pensato anch'io. Dormitorio, infatti. Ah, ho detto che volevo vederlo nello scorso video. Stanza di Unk. Andiamo. Si spezzoni col simbolo dell'Accademia Arancia. Sembra molto Animal Crossing. So perché. Mi dà quelle vibes. Tadan. Mazza, carino. Pure il microonda, cucinetta elettrica. Mica male. Come nuovo anche per lei. Ok, beh, il letto sì, serve per rimettersi in sesto. Ciao ciao. Ok, penso che dovremmo dormire adesso, in teoria, per arrivare al giorno successivo. Bello che non ci abbiamo compagni di stanza che rompono. È la tua cucina personale. Se ogni studente c'ha una cucina, è figo comunque. C'è il bagno. Armadio, vabbè, dormiamo a sto punto. Vai, ricarichiamoci. Ah, addirittura. Qualche giorno dopo. Quindi si skippano i giorni. L'avventura può finalmente iniziare. Ok. Molto ottimo. Mi stanno richiamando in presidenza? C'è il campo sportivo, let's go. Ma non si bussa? E vai. Andiamo al campo sportivo. Sì, l'avevo sentito l'annuncio, inutile mi vieni in camera a prendere. Campo sportivo, let's go. Ok, grazie a tutti per esservi riuniti qui oggi. La ricerca di tesori. Questi hai fatto un programma di scuola in di anni in 4 giorni, tipo. Secondo me la potevano gestire meglio sta cosa dell'accademia, che proprio dovevi frequentare le lezioni per un po'. Invece hanno preso e saltato tutto. Sarebbe stata una cosa nuova. Invece no. Peccato. Tantissimo. Ok, ci cacciano dall'accademia. Dura 4 giorni il soggiorno, appunto. Va bene. Vediamo che altro ci aspetta per tutta la regione adesso.
caruccio sto Pokémon. Sigilizer. Che brutto Erzo però. Andiamo. E se ne va. È sparita. Fa laggiù, eccola, ho visto adesso. Dove dobbiamo andare, però? Un kunk, io. Non l'avrebbero dovuto spiegare tipo il preside prima dei cacciacci di scuola. Vabbè. Ok, non c'entra con dei tesori veri e propri. Il vero tesoro è l'amicizia, XD. Ah, bisogna fare esperienza, insomma, ok. Vorrei capire qual è l'ordine delle palestre, più che altro, prima di tutto. Sì, ma non dobbiamo farla insieme? Boh, vabbè. Ma posso stare i luoghi dove andare nell'app smartphone, ok. Ua, Pepe? Mo da allargare, eh. Niente. Dibattito. Grrr. Rot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 . Me l'ho dimocherato? Sì. Cassiopea. Ok, quindi ci sono i capopalestra, le spezie e i gabibanda. Utilizza Pokémon di tipo uguale al nome della propria divisione. Ok. Giustamente, divisione fuoco, divisione... Ah beh, sono palestre aggiuntive in pratica, perché giustamente nessun tipo è uguale a quelli delle palestre. Figa come cosa. Molto carina come cosa. Ah, ci prendiamo le ricompense. Sì, questa è convintissima di questa cosa degli ingredienti. Oh no. È molto inquietante sta cosa. Mini grattacielo. Poi dove ti porta il cuore? Cos'è? Oh, qua. È parola panino. Il panino che ha la porchetta del primo episodio. Ah, forse iniziamo a cavalcarlo. Poi pensate, ok, spostarti più velocemente. Ma ha delle ruote. Ok. Ok, Gobby si salta. Ah, è la coda che diventa una ruota. Non capivo. Gua. Ok, invece per le palestre è partita dalla porta ovest. Ragazzi, io penso che iniziamo dalle palestre. Penso che inizierei dalle palestre io. Porta ovest, quindi a sinistra. Ok, questa è la porta ovest.
La festa delle olive, cioè, a mol dulcia. Buone olive. Rotorotorotorotoro. Va bene. Ok, in quella città c'è una palestra tipo coleottero. Ok. Dovremmo allenare Fletching, allora, che è di tipo fuoco. Lo metterei come primo Pokémon a sto punto. Così sale più in fretta. Purtroppo Sprigatito ci prende i pizze dai tipi coleottero. Mettiamo Fletching al primo posto. Qui stanno facendo un picnic. Grazie. Molto divertente. Cioè, molto gentile, perché divertente. Sì, facciamo un picnic insieme. Vediamo come funziona. Ah, si curano i Pokémon, ok. Quello è il suono in cui si curano i Pokémon. Ah, ok, non è niente di che. Ti fa semplicemente cura i Pokémon. Tutto chiaro. Bernardo. C'è la faccia da Bernardo. Growlit. E direi beccata, senza che sprechiamo la mossa tra Crystal. Ah, comunque sono 12 già qua, eh. Dovrei allenare un po' di più i Pokémon, perché se anche gli allenatori stanno messi così bene. Così tanto. Mi sa che non c'ho ancora il tipo fuoco, è vero. Si deve evolvere prima. Magikarp non lo posso usare, c'ha solo Splash. Sprigatito morirebbe. Ragazzi, mi sono messo in una brutta lotta. Facciamo il Terra Crystal, va. Mi tocca. Non pensavo fossero già così alti, do allenare più Pokémon. Non fa neanche tanto più danno, purtroppo. Cioè, non la vedo molto utile come... Un attacco rapido. Ottimo. Qua devo cambiare Pokémon, perché sennò Fletching fa una finaccia. Magikarp al 10. Sableye. Sableye è folletto. In teoria, io non mi ricordo se è il folletto che è super efficace sul buio o il buio sul folletto. Devo controllare. Ok, morso potrebbe essere super efficace, ma anche no. A parte che Sableye è anche spettro, quindi in teoria dovrebbe andare bene. Bruciapelo. Legit. Brutto colpo. Tentenno. A questo punto faglia magica, se non è super efficace. Almeno è stab, faglia magica. Impegnativo Bernardo, eh? Ok. Sableye è pure andato. Ok, bisogna curare gli altri, eh. Decisamente. Ok, curati. Che cos'è tutta quell'energia lì? Ho sbattuto contro un Pokémon. Scusa, Merit. Io me la darei a gambe perché è tipo elettro, però. Cos'è quel cristallo gigantesco? Non so, curioso. Prendiamo questi oggetti al volo. Cosa sarà sto coso? Andrei Max. Quella è una regione di cristalli splendenti. I raid te... Ah, sono i raid in pratica, ok. Sono i raid come erano per le tane Dynamax, ok. Compreso.
E te dai crediti in lotta invece dei VAT, sì. I crediti Lega, scusate. Ok, però non sto capendo... Ok, la strada principale penso sia quella la cittadina a sto punto. Qua c'è un Diglett. Tu cosa sei? Ma sei un fungo di Super Mario, ma tipo... poligonale? Quanto è strano sto Pokémon. Knuckly. Ah, per ora combattiamo con lui. Ragazzi, dobbiamo combattere con quell'allenatore, ma per il meme ho dovuto. Ho controllato il cristallo e c'era Krogunk, quindi dobbiamo prendere Krogunk per forza. Per il meme. Krogunk va in squadra, ovviamente. Vabbè, funziona come i Red Dynamax. Però c'è il tempo. Figo. Figo, molto più veloce dei Raid Dynamax. Mi ha devastato. Reazioni che cos'è? Ah, sono le... le emote in pratica sarebbe. Ah, attacca ancora una volta per... abbastanza energia. Ma sempre a me... e sarei un paraculo. Ma gli altri non stanno attaccando, poi. Ok. Ma se attacco solo io... Oddio, è molto più confusionario oltre che veloce, purtroppo. Non si capisce niente, in pratica. Non l'hanno fatto benissimo, molto bello d'ambientazione, ma forse quello Dynamax funzionava un po' meglio. Almeno da guardare. Poi mi sembrano abbastanza delle schiappe gli android di supporto che ti danno. Forse online è un po' più semplice. Ce l'ha con me comunque, attacca sempre me. Vai su. Sempre me. Palese. Non so se ce la facciamo, ragazzi, a prenderlo. Comunque a me queste mosse di cristallo non sembra tolgano molto di più rispetto a se la usi normalmente. E non stanno attaccando gli altri. Non so se sia scriptata sta cosa, se muore uno non si attacca più. Sembrano un po' troppo complicati rispetto a... agli altri. Ok. Ok, rosso, dai, che lo voglio, Krogan. No, ho usato attacco rapido. Non più. Morto. No. È senza vita. Non mi dica un millimetro. No. Devo attaccare per forza, però. Lo catturiamo. Lo catturiamo addirittura con la Premier Ball, guarda. È inquietantissimo il mio personaggio. Paura. Tira su uno scattone invece di fare i tre movimenti. Ok, caramella esperienza ti dà molto bene. Credo che lo mettiamo in squadra, ragazzi.
Ok. Nessun soprannome, ma lo aggiungiamo alla squadra, Krogank. E ci togliamo. Ragazzi, io penso di levarmi il Pokémon Shiny. Non credo che lo userò. Pokémon Coleotter non li uso quasi mai. Vai, Krogunk in squadra. Per i meme. Krogunk lo portiamo alla Lega, non mi interessa. Allora, dovevamo affrontare questo allenatore. Affrontiamolo. Io devo curare Fletching, mi sa, però. Ignazio Corriere, perché i corrieri vanno sempre meno acqua su sto gioco? Abbiamo battuto, Ignazio Corriere. Ok, stringiamo. Si sta evolvendo, ragazzi! Non l'ho mai vista ancora. Le evoluzioni. Carino! Mi piace, cos'è una caramella quel coso che c'ha di fianco, sembra. È un bocciolo, penso. Carino, mi piace. Bocciolo, sì. Figo. Molto carino, mi piace l'evoluzione, sono contento. Meno male. Chissà se la terza anche sarà bella. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto il primo raid, abbiamo battuto qualche allenatore e abbiamo visto per bene l'accademia. Penso che per oggi ci fermiamo qui. La prossima volta arriviamo laggiù e ci facciamo la palestra. Io intanto giocherò un po' off-camera per potenziare i Pokémon e esplorarmi bene i dintorni per conto mio. Prossimo episodio palestra. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica di nessun contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!